Questo è un esempio di uso della Bloggy Sony e insieme al Magic, e poi sarebbe anche il programma che si recupera dalla rete per trasformare dal codice codificare MPO in anaglifo. Un programma che si può trovare anche gratuitamente. E allora in questo esperimento che faccio, ricollegandomi alla mostra della si chiama della rivista domenica del Festival dei Sapori, faccio un esperimento di trasformazione di accompagnamento, diciamo, di un testo scritto con un testo verbalizzato, nello specifico si chiama dicevo la sagra dei sapori, gli antichi sapori, riportanti le ricette della classiche, alcune tipiche cene classiche del tempo che fu. Niente. L'occasione di segnalazione
riviste a volumetti, l'economia a fumetti, microeconomia, la macroeconomia, non serve a niente, e poi le edizioni, anche le edizioni Muzio, l'impresa virtuale, il nuovo modo di lavorare, cioè la sinergizzazione di realtà operative. E incluso per parlare del telelavoro, poi l'impresa di al cliente, e poi l'applicazione numero 1000, cioè una qualità, l'applicazione di un altro livello qualitativo, quello che anche permette di assicurarsi i mercati nella realtà globale in cui ci troviamo a operare. Proviamo a trasformare in forma in trasferimento di codici, proviamo a faccio un supporto audio a ciò che si viene visualizzato in forma. Non vuol dire questo, non vuole essere un'immagine, è solo una forma di divertimento, passatempo. Nella riproposizione di cose trovate da altre parti, c'è per esempio questo qui, questo video in rete, il quale riporta un intervento di un emerito che non si vede nemmeno più a visualizzare, che riguarda il pendente stellato in rete. Vabbè, pazienza. C'è nemmeno più nemmeno il video, forse aspettare. Comunque stavo dicendo la trasformazione in video, testo, scritto. Trasformarla in versione normale. Anziché questo, vediamo con l'altro. Ciao,
Forse deve essere questo quello delle foto. Qui è la... Paradel, una tazza. Paradel, una tazza di farina bianca, poi... Tazza di farina bianca, un bicchiere di acqua, uova, zucchero, uova, sale o zucchero. Mischiare la farina con acqua in una terrina e unire il sale. In una padella mettere l'olio. Dovrei mettere l'olio o mettere sul fornello. A media temperatura e quando l'olio è caldo unire un mestolino di impasto e lo sciogliere tutte le due parti. La prima dorata scolare. Qui sono le castagne, tra poco sono pronte. Ci prendiamo a Parlasco, le giornate della festa dei sapori, c'è tante bancarelle dove fanno provare tante peculiarità locali del tempo andato. Vi saluto. Appena dorato. Scusi, quanto tempo occorre per la dorata? Un'ora. Appena dorate. Ma sono castagne vostre o castagne? Penso che le hanno comprate queste perché... Sì, no? Scolare, scolare di zucchero, sale, buon appetito. C'è uno, un altro, un po'. Quest'anno ne trovo poche qui. Se vuole mica pure, no? Quest'anno ne troviamo poche, non so da che parte arrivano. Sono anche più grosse, però si fanno bene, Fugashin. Tagliare una fetta di gorgonzola, di polento e adagiarvi sopra i formaggi tagliati a cubetti piccoli. Con le mani formare una palla leggermente schiacciata, cuocerla sulla graticola per 15 minuti. In alternativa alla graticola passare in forno a 180 gradi per 5 minuti. Poi abbiamo il bagnarelle. Farina di mais, sale, mascherpa, stagionata e burro. Preparare la polenta e metterla a bollire con acqua e sale, pioggia della farina gialla, volendo anche poca farina bianca, sbattere molto, molto bene con un tradizionale frustino di legno, a parte fate sciogliere la mascherpa stagionata, grattugiata in un tegame con burro e poco latte, condire la polenta e buon appetito.
poi la fagiolata. Gli ingredienti sono cipolle, cipolle, sedano, carote, fagioli, pomodoro, carne di maiale, osso di prosciutto, prima di svolare puoi aggiungere, dunque, mettere le verdure e farle rosolare in burro e olio, aggiungi la carne o l'osso di prosciutto, aggiungere poi i fagioli e i pomodori, mettere il sale, cuocere per circa 2 ore e poi aggiungere la pasta e servire bene, e servire ben caldo. La polenta d'aragna la polenta d'aragna è ingredienti per 4 persone, 1,5 grammi di farina gialla, 1,1 grammi di farina di grano saraceno, 1,3 grammi di formaggio valtellinese morbido, 1,3 grammi di legge nostrano, 1,2 grammi di burro sale. Preparazione: scolare la farina gialla, quella di grano saraceno e preparare la polenta con 1 litro e 800 di acqua, cuocere per 1 ora e mezza mescolando sempre. Poco prima della fine della cottura aggiungere il burro fuso, togliere il formaggio valtellinese a fette sottili e aggiungere anche questo nella polenta mescolando pochi istanti per scioglierla un po', ma non del tutto, servire subito. Curiosità: la polenta d'aragna deriva dal sostantivo tarai o tarel, e che oltre non era che un lungo bastone col quale si usava mescolare la polenta dentro il paiolo posizionato sul fuoco. Chiusura, castagne e latte, 100 g di castagne secche oppure circa 1 g di castagne fresche, 1 litro di latte, in caso di allergia o intolleranza potete usare del latte di soia o latte di riso, ma se fosse già zuccherato riducete l'aggiunta di zucchero, mezza bacca di vaniglia, zucchero, piccere, un pizzico di sale. Preparazione: usate le castagne fresche, eliminate la luce legnosa, lessatele, succede anche la pellicina marrone mentre sono ancora calde, gettate nel latte. Usate le castagne secche, mettetele in acqua nel latte per 3 o 4 ore. E questa è la ricetta principale che abbiamo viste. Adesso voglio dire una ancora. Questo qui invece sto passando così, per il divertimento, su Euronews. Ci sono tutte le cose nella sezione Sci Tech, tutte le varie novità. Quale Euronews si può vedere dalle 6 circa, meno un quarto, alle 6 e 4. C'era anche tipo farò della busera pure segnalabile, che non si può vedere se non si hanno dei dispositivi appropriati, mentre non si poteva vedere normalmente. Ed è sono segnalabile accanto a DG Info TV, che riporta le cose più significative del Giappone. Prima di chiudere, interessante citare l'Asco, il bandito della Vassassina, una sorta di figura leggendaria che di giorno era un scuola benefattore e di notte faceva fuori leggi. Di cui nei vari dipinti di Perlasco ve n'è anche uno che lo propone. Questo qui è da Google Immagini. Con questo abbiamo finito e vi saluto.
sono semplicemente uno stimolo per un eventuale uso del tempo libero per il divertimento. Oppure per la finalità didattica e culturale, l'uso ad esempio del blog di Sony della Magix. Naturalmente con me ci sono tante altre case, tipo in qualche modo affini, vuoi della Fujitsu, vuoi della Hyptech, vuoi della Corel e vuoi anche della Adobe, di quelli che mi vengono così in mente al momento. Veramente chiudo.